Sarà buono, ragazzi, in questo nuovo video. Finita da pochi minuti la partita tra Salisburgo-Napoli. Finito con saldo di 3-1. Allora, sono un po'. Sembra un po' giù di morale, ma in realtà non lo sono. Semplicemente, dopo una sconfitta, è normale che mi senta un po' triste, mi sento un po' giù. Perché la prestazione è stata strana, ma veramente brutta. Brutta soprattutto nella ripresa. La ripresa di Napoli ha giocato male, perché nel primo tempo il Napoli ha giocato bene i primi 30 minuti, ha attaccato, è stata pericolosa. Solo il gol di Milik che è stato un po' a culo, è vero. Però almeno il Napoli ci provava, pressava, giocava in verticale. Che io dico sempre che se il Napoli vuole vincere, non dico questo, però se il Napoli vuole provare a segnare, deve essere più pericolosa, deve smettere di fare questi passaggi all'indietro, lenti. Lentezza nei movimenti, nel controllo, nell'atteggiamento. Molli, stanchi, no? Devono essere veloci. Guerrieri, leoni, che pressano sempre, ripartono in contropiede, passaggi in verticale, in velocità. Io questo chiedo sempre. E quando il Napoli vince, lo fa. Ma quando non lo fa, va nel panico, non si sblocca. E quest'anno, anche qualche parte dell'anno scorso è successa. Quindi non va bene, così non va bene, così non va un cazzo di bene. Perché il primo tempo abbiamo giocato bene, poi nel secondo tempo il Napoli non ha fatto un tiro in porta, è stato disastroso. Perché il Napoli era troppo sicuro di sé, pensava di aver già vinto, pensava di aver fatto chissà cosa, di essere già sicuro di giocare shot, two shot, senza un zir. Invece è lì che Salisburgo ha mostrato le sue qualità. Che difensivamente concede tanto, ma almeno in questa partita non è che abbia concesso chissà cosa. Ma offensivamente era veramente pericolosa. Aveva tanti elementi. L'attaccante con quel cognome pronunciabile che sta nel secondo gol, di cui Meret per me non ha colpa. La colpa per me è di Sai e della difesa. Il primo gol ha colpe Allan. Il primo gol da oggettivamente ha colpe Allan. Cioè, Salisburgo c'ha una bella qualità, stavo dicendo. C'ha belle quali, c'ha bei giocatori in attacco come Wolf, Minamino, Dabur. Poi non mi vengono in mente altri. Però anche Lainer era un bel terzino. Poi Salisburgo da centrocampo in su bei giocatori. Anche Junuzovic non è male. Però il Napoli veramente ha fatto ridere. Almeno nel secondo tempo ha fatto ridere. Nel primo tempo ha concesso un gol stupidissimo, secondo me. Perché Allan non puoi fare quel passaggio, ha fatto una stronzata. Allan, caro mio, ti meriti 4 perché ha fatto una cazzata. Poi l'errore è stato anche di Gyökeres che ha concesso, diciamo, si è fatto anticipare. Invece di andarla a marcare, di puntare l'attaccante, va a fare interventi scivolati e ti fai superare così facilmente da Dabur, che non è manco Messi a livello di dribbling. Meret è responsabile sul terzo gol. Secondo me, sul terzo gol la responsabilità è Meret. Perché ha preso gol sul tuo palo, ma anche di Malquit che praticamente è rimasto vicino al portiere che ha tenuto in gioco tutti. Quindi Malquit è stato proprio inutile in quell'azione. Il Napoli nel secondo tempo non ha fatto nulla. Il primo tempo ha giocato bene Milik, Mauro Rui che ha giocato una buona partita e anche Fabian Ruiz. Per me sono gli unici che meritano la sufficienza, il resto tutti insufficienti. Non è che abbia visto così tanto bene, però Mauro Rui mi è sembrato positivo. Anche Milik ha giocato una bella partita, così come Fabiano. Anche Meret prima del terzo gol stava giocando bene. Invece Gyökeres, Luperto stavano tenendo bene nel primo tempo sufficienti, ma poi nella ripresa si sono rivelati disastrosi. Gyökeres purtroppo si è fatto male, spero che non sia nulla di grave. Però ho pensato che prima da un infortunio gravissimo, è stato fermo per un anno. Un anno proprio. Un anno che non giocava. Poi è appena tornato e non era al top della forma a livello fisico, quindi era inevitabile che avrebbe avuto qualche ricaduta. Ma voglio sperare che non sia nulla di grave, ma secondo me almeno per un po' Gyökeres non giocherà. E meno male che torneranno Kulibaly e Maximovic, perché in difesa siamo un po' nella merda a livello di buono, ma soprattutto a livello di prestazioni. Luperto dopo l'infortunio di Gyökeres ha fatto schifo. Isai non mi è piaciuto, così come Manquit che ha colpe sul terzo gol. Maruri ha giocato bene, Allan male, Zielinski qualcosina, ma nulla di eccezionale. Diawara 0.
Fabio Ruiz bene, Calegon bella partita, Mertens no, Mertens non ha fatto niente, Mertens di pure quel gol solo lì sta a porta. Cioè, come si fa? Mertens sta... si è dimenticato come si gioca a calcio. Più di dimenticarsi di segnare come si gioca a calcio, perché Mertens si è dimenticato di come si gioca a calcio. Milik, bella partita. Il Napoli si è adagiato troppo sugli allori, pensando di aver fatto il bottino pieno, quando invece dovevi confermare. Invece sottovalutato di Salisburgo in questa partita. Mourinho si è qualificato ai quarti di finale, per fortuna almeno, per fortuna, perché la partita non mi è piaciuta. Però l'importante è che siamo arrivati ai quarti, siamo passati. Speriamo nel sorteggio di una squadra agevole, perché comunque di squadre forti ce ne sono. Già il Chelsea e Valencia si sono qualificate. Speriamo che si qualifichino squadre un po' più agevoli, in modo che arriviamo più in alto possibile nella competizione. Ora testa all'Udinese. Voglio 11 Lioni, voglio 11 Allosauri. E niente, questo finisce qua. E ciao, forza Napoli!